Ciao a tutti, è da un bel po' che non pubblico video, tipo un mesetto. E così vi racconto un po' di cose che mi sono successe, tipo la radio. E sì, questo mese è stata protagonista della mia vita la web radio Dietro, in cui ho fatto principalmente da un intervistatore, cioè da conduttore. E non soltanto io, ovviamente accompagnato, e poi anche da intervistato, giusto l'altro ieri. Il programma si chiama Voci che contano e lo potete trovare qui sotto, allegato al video. Parlavo che sono anche stato intervistato, infatti stiamo costruendo la piattaforma del portale dell'Informa Giovani, forse ne avevo già parlato su un blog passato, e praticamente siamo arrivati alla versione beta. C'è poi stata una presentazione del portale WeDo. Quindi sono riuscito a conoscere anche i fondatori, molto simpatici tra l'altro, e questa piattaforma verrà implementata nel nostro portale. Si farà tipo una fusione in modo da poter agevolare sia loro che noi. E la nostra idea era quella di creare questa piattaforma, però cioè non era proprio come WeDo, era simile la nostra idea, però dato che è già fatta abbiamo detto perché non accoppiarci e fare qualcosa di ancora migliore tutti e due insieme. Una puntata di Voci che contano è anche dedicata alla presentazione della piattaforma WeDo, alla quale sono andato a vedere la conferenza, diciamo, la presentazione in teatro al piccolo Teatro Giraudi, con anche gli assessori e la cooperativa Vedo Giovane e i fondatori della piattaforma. Li abbiamo invitati, così abbiamo potuto parlarne e discutere come si può aggiungere qualche cosa che faccia sì che la possiamo utilizzare nel nostro portale, perché sarebbe molto utile per la sezione volontariato. Infatti, WeDo è una piattaforma dedicata al volontariato, anzi un social network, un intero social network. Dopo BeOnce, che è dedicato alla danza, c'è WeDo che è dedicato al volontariato. Rimanendo in tema di cose che riguardano il comune o le istituzioni, questo mese, l'8 marzo, anzi 7 marzo, poi per sfociare nella notte dell'8, c'è stato un consiglio comunale aperto, quindi streaming, al comune di Asti riguardante la violenza sulle donne. È durato un sacco, tipo dalle 8 fino all'1 quasi. Io sono dell'idea che dovrebbe esserci la parità dei sessi, quindi la donna dovrebbe essere uguale all'uomo nel senso di diritti e di doveri allo stesso punto, perché insomma siamo uguali, siamo nati nello stesso modo, ci troviamo nella stessa terra. Cambia soltanto che uno è un po' più proliferante davanti, uno un po' più sotto, e insomma, cambia l'aspetto fisico, cambia un po' l'interno, ma alla fine la mente è quella. Noi siamo quelli, il corpo è solo una macchina, noi siamo lo spirito, insomma, che li guida. E quindi sono tutti uguali gli spiriti. In questo mese ho avuto un cambiamento radicale di aspetto, se notate, cioè proprio radicale no. Però, usate una parolona, però diciamo che sono cambiato un pochettino, perché uno, sono riccio, sono tornato riccio. Poi la barba in questo mese l'ho lasciata crescere tantissimo, infatti metterò una foto giusto adesso. E poi ho dovuto tagliarla. No, l'ho fatta crescere per la Via Crucis di Antignano, quella vivente che facciamo ogni anno. Però c'è stato un problema, che dovevo fare delle foto a fine mese, questo fine mese, che non farò più, però dovevo tagliarmi la barba assolutamente, e quindi ho dovuto farlo. E mancava poco, cavoli, dovevo farlo proprio per il giorno prima, il 28, infatti lo spettacolo è il 29, che vi consiglio di venire a vedere alle ore 9 ad Antignano d'Asti. E ve lo consiglio perché praticamente portiamo in scena la Via Crucis. Ma lo facciamo in un modo molto particolare. Ci sono proprio degli attori, ci sono le comparse, c'è il regista, la musica. È molto bella. E io non l'ho mai vista, l'ho vista una volta intera, a parte i DVD, però una volta intera perché ho sempre fatto parte principalmente come comparsa. Poi sono passato a Giudeo e poi ho iniziato a fare l'anno scorso.
ma solo l'anno scorso perché sostituivo una persona, ho fatto l'apostolo Matteo. E poi il mercenario e basta. Quest'anno forse faccio la guardia, perché sempre perché dovrei sostituire una persona, se no, se venite, mi vedete sempre come giudeo, come mercenario, quindi porto la fiaccola quando vanno ad arrestare Gesù, e poi anche dalla parte in cui praticamente si, insomma, mettono il mantello a Gesù e la croce, lo mettono sulla croce. Ma non è una bella cosa. Comunque sono anche lì, dove si insultano e dove dicono vogliamo Barabba, Barabba, dateci Barabba al posto di Gesù, perché lui lo considerano un fanatico, diciamo, un po' svitato. Invece no, sbagliavano. Invece Barabba era uno che aveva fatto guai, uno che, insomma, c'era un motivo se era stato arrestato. Ma vabbè, questi sono pensieri miei. E questo mese, per restare in tema spettacolo, ho trovato su Twitter una ragazza, diciamo una tra le prime ragazze che mi sono piaciute veramente, o possiamo definirla la prima cotta di un'attrice televisiva, che è Frankie dello Sleepover Club. L'ho trovata su Twitter, così per caso, perché ho cercato, ho detto ma vediamo se la trovo, dato che funziona così alla fine, no? Tweet. E ho trovato Kathleen Stacey, che praticamente... E ho scoperto che ha fatto un sacco di teatro sin da quando era piccola, e poi adesso sta per fare un film. Sta girando molto. Le ho scritto anche. È una strana sensazione. Ho anche una bella notizia riguardante il computer. Infatti, nei vlog passati vi avevo detto che era partito. Attenzione, non quello fisso che è partita la scheda video o comunque quella lì purtroppo è recuperabile, credo. Però quello portatile è ripartito e non so come sia stato possibile. Io ho spaccioccato un po', ho smontato, poi ho rimontato e è partito. Va bene così. E quindi boh, riesco a riutilizzare magari per modificare i video, eccetera. Ho scoperto una cosuccia, ma l'ho scoperta in un modo un po' brusco. In pratica, si è bloccato completamente il telefono, cioè l'ho spento. Perché era in palla, l'ho riacceso, si era impallato, l'ho spento, si è più acceso. Ero in crisi, dovevo comprare un telefono nuovo praticamente, ma non era il caso adesso in questo momento, e sono andato in palla. Allora ho detto, caspita, come faccio? Ho cercato su Google, ho trovato il metodo del flashare il telefono, e succede che praticamente tu cancelli il sistema operativo, lo rimetti, ma non è più lo stesso. Infatti ho rimesso Nokia Symbian Xeon S4 e funziona molto meglio, è molto più veloce, fa le foto molto meglio. Infatti sono riuscito a raddoppiare la qualità delle foto, cioè no, calma, a raddoppiare il peso delle foto. La qualità non lo so, però è un po' aumentata quella sì. E quindi sono contento perché alla fine è come avere un telefono nuovo perdendo purtroppo tutti i dati. Tranne la rubrica e il calendario perché lo sincronizzo con Windows. Però i contatti. Però i messaggi li ho persi tutti, tranne quelli di WhatsApp. Perché praticamente. Tranne quelli di WhatsApp. Perché quelli ho scoperto per caso che se fai il backup si salvano online. Solo se fai il backup, però, devi andare sul menu, su impostazioni e andare da qualche parte, non mi ricordo, e c'è una selezione backup. E poi l'ho reinstallato, mi ha detto c'è un backup passato, vuoi recuperare i dati? Io sì, e così ho recuperato tipo un 5.000 messaggi, quanti cavoli sono tantissimi, però cavoli, li ho persi. Finché non trovo un modo di salvarli sul computer, non so se si possa, se un giorno si potrà sicuramente, e un modo lo troverò, ma non lo so ancora fare. E questo mese sto ballando un sacco. Non sono più riuscito ad andare in discoteca purtroppo, però più o meno a tutti i weekend, anzi a praticamente tutti i weekend fino a un bel po', abbiamo sia le prove di Jesus Christ, che è ripartito il tour 2013 lì e ci siamo quasi, e poi anche lo spettacolo. E quindi inizio aprile fino a maggio. Praticamente siamo sempre in scena e quindi si balla un sacco perché lì faccio la guardia e
e faccio anche il dancer, e quindi sono sempre in movimento e la cosa mi piace un sacco. Per informazioni sugli spettacoli, se volete venirci a vedere, sono tutte sul mio sito. Le trovate, dovrei aver allegato qui sotto, anzi lo allego qui sotto, ed è yoshi5.altervista.org, sezione teatro, e trovate tutte le date. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo vlog. Ciao ciao!